Bentornato ad una nuova istantanea di felicità. Oggi voglio parlare di coincidenze, leggendo un brano da questo libro, Le coincidenze che cambiano la vita, di Marco Cesati Cassin. Questo autore, per un evento che è successo nella sua vita, ha iniziato a fare delle ricerche sulle coincidenze e racconta veramente tanti aneddoti nei suoi libri di casi di coincidenze. Oggi voglio leggere un brano che inizia parlando degli specchi, che è questo atteggiamento che io utilizzo molto nella mia vita, cioè cerco di capire chi mi è di fronte, che cosa mi deve far vedere di me. Adesso utilizziamo le parole di Cassin. Lui dice che ogni persona incontrata può essere un punto di un'enorme tela del ragno. Queste persone hanno un significato, uno scopo nella vita, nella nostra vita. Non esiste l'incontro casuale, ognuno ci dà qualcosa e noi facciamo altrettanto con loro, anche inconsapevolmente. Molte di queste persone vengono chiamate specchi, si trattengono nello scompartimento, cioè di un momento, perché corrispondono a ciò che siamo in quel momento lì nella nostra vita. In loro ci vediamo inconsciamente e a volte detestiamo quello che vediamo, oppure le adoriamo perché troviamo degli aspetti di noi che ci piacciono. L'esito di questi incontri è spesso conflittuale, proprio per il fatto che rivediamo in questa persona aspetti caratteriali che non ci piacciono, ma che sono identici ai nostri. Se siamo infastiditi è perché non siamo ancora in grado di vedere e perciò di modificare il nostro carattere, o io direi, non sappiamo sostenere gli aspetti di noi che ci fanno vivere meglio. Nella maggior parte dei casi allontaniamo la persona perché non l'accettiamo, perché non accettiamo una parte di noi. Esistono dei destini incrociati di persone che all'apparenza non hanno nulla a che fare l'una con l'altra, solo il tempo, un giorno, rivelerà il loro profondo significato. E a proposito di questo, racconta di un incontro, racconta di Bairo, che è nato nel 75 in Macedonia, al confine con l'Albania, e un giorno d'estate, aveva solo 2 anni, era a fare un picnic con i genitori. A un certo punto riesce ad allontanarsi e quindi i genitori sconvolti lo cercano per ore e ore, fino a quando arriva un pescatore di nome Dumani con in braccio Bairo. Il pescatore dice di aver sentito il bambino piangere e di averlo trovato e poi di aver cercato i genitori. Quindi passano gli anni, ne passano parecchi e nel 2004 Bairo si trova a Bolzano, vive a Bolzano con la sua fidanzata, decidono di andare a ballare. E quando escono trovano un ragazzo che sta male, ha bevuto troppo e sta veramente male. Allora Bairo cerca di rianimarlo e in qualche modo gli salva la vita prima che arrivi l'ambulanza. Quindi una settimana dopo suona al suo campanello, al campanello della casa di Bairo, un uomo anziano. In lacrime lo abbraccia parlandogli nella sua stessa lingua. Gli dice che non può credere che quel bambino, salvato tanti anni prima in un bosco, avrebbe salvato la vita a suo figlio. Quindi, questa storia è veramente commovente, cioè Dumani aveva salvato Bairo tanti anni prima e poi Bairo si ritrova a salvare la vita del figlio di Dumani. E queste sono veramente delle coincidenze particolari. A me piacciono molto le letture sulle coincidenze perché, come ho detto in altre istantanee, trovo che mi capitino sempre di più delle cose che come se mi mostrassero la strada di approfondire delle situazioni.
Ma proprio come psicoterapeuta, in molti momenti della mia vita dove io dovevo vedere qualche cosa, affrontare delle situazioni, trovavo dei pazienti che mi riportavano delle storie simili alla mia. E una volta è successo su un tema, una volta su un altro, a un certo punto ho detto: ma qua, vabbè, coincidenze, ma sembra proprio che io attragga delle situazioni. E quindi magari vi racconterò delle altre storie, anche prendendole da Cassin, che è un uomo che si è dedicato a questa ricerca delle coincidenze, in un'altra istantanea.